Iniziamo, buonasera a tutti. Questa sera noi abbiamo bisogno in modo particolare del dono dello Spirito Santo, proprio, perché dobbiamo affrontare un testo che è molto conosciuto e che è stato anche per secoli fondamento di una vita teologica, spirituale, liturgica, morale, fino ad oggi. E quindi abbiamo bisogno di metterci in maniera col cuore aperto, docile, a ripresentare, a sentire, a risentire questo testo. Il testo è Isaia, in modo che abbiamo modo di, perlomeno una volta tanto, di leggerlo, e viene chiamato il quarto canto del servo di Yahweh. Quindi fa parte di quel blocco che noi abbiamo chiamato del Deutero Isaia. Il testo, adesso noi lo leggiamo, uno di voi lo leggerà forte, voi lo potete seguire sul foglio che vi è stato consegnato. Ecco, se qualcuno di voi viene a leggere il testo, ne siamo contenti. Dice il Signore: il mio servo avrà successo nella sua missione, sarà riconosciuto degno di stima e riceverà grandi onori. Molti nel vederlo sono rimasti sconcertati, tanto il suo aspetto era sfigurato e il suo volto non aveva più nulla di umano. E anche ora molti popoli si meraviglieranno di lui e i re non sapranno più cosa dire alla sua presenza. Essi infatti vedranno quel che non è stato annunziato, capiranno cose mai sentite prima. Chi di noi ha creduto alla notizia che abbiamo ricevuto? Chi di noi ha visto la mano di Dio? Davanti al Signore, infatti, il suo servo è cresciuto come una pianticella, con una radice in terra arida. Non aveva né dignità né bellezza per attirare gli sguardi. Non aveva persistenza per richiamare l'attenzione. Noi l'abbiamo rifiutato e disprezzato, come un uomo pieno di sofferenze e di dolore, come uno che fa ribrezzo a guardarlo, che non vale niente, e non lo abbiamo tenuto in considerazione. Eppure egli ha preso su di sé le nostre malattie, si è caricato delle nostre sofferenze, e noi pensavamo che Dio l'avesse castigato, percosso, umiliato. Invece egli è stato ferito per le nostre colpe, è stato schiacciato per i nostri peccati. Egli è stato punito e noi siamo stati salvati. Egli è stato percosso e noi siamo guariti. Noi tutti eravamo come pecore smarrite, ognuno seguiva la sua strada. Ma il Signore ha fatto pesare su di lui le colpe di tutti noi. Egli si è lasciato maltrattare, senza opporsi e aprì bocca, docile come un agnello condotto al macello, muto come una pecora davanti ai tossatori. Egli è stato eliminato dal mondo dei vivi, colpito a morte per i peccati del suo popolo, è stato sepolto con i criminali e si è trovato con i ricchi nella tomba. Eppure non aveva commesso alcun delitto, non aveva ingannato nessuno. Ma il Signore ha voluto castigarlo e lo ha fatto soffrire. Lui, suo servo, ha dato la vita come un sacrificio per gli altri. Avrà discendenza e vivrà a lungo. Il Signore dice: perciò io lo pongo tra i grandi e parteciperà alla gloria dei potenti, perché si è consegnato alla morte e si è lasciato mettere tra i malfattori. Ha preso su di sé le colpe di tutti gli altri
ed è intervenuto a favore dei peccatori. Penso che voi conosciate già questo testo che di solito noi leggiamo al Venerdì Santo o nella Settimana Santa. È un testo, come dicevo prima all'inizio, che ha segnato tutta la teologia, tutta la cristologia, ha segnato tutta la nostra spiritualità, la nostra liturgia, le nostre addirittura parole che noi usiamo comunemente nel linguaggio ecclesiastico. Ecco, noi questa sera dovremo rimetterci di fronte a questo testo e cercare di capire come oggi sia necessario per noi reinterpretare questo testo. Anzi, lo dico subito in anticipo, bisogna che noi questo testo, l'ho scritto già nel foglio, e tutto quanto, la liturgia, le parole, hanno bisogno di essere evangelizzate. Bene? Quindi questo testo, tutta la spiritualità, tutte le liturgie, le parole hanno bisogno di essere evangelizzate, cioè alla luce della parola, della storia di Gesù. Il canto 52-13, 53-12 è un canto, viene del destino, tra virgolette, del destino del servo di Yahweh. È un testo naturalmente il più famoso e il più ampio, ma dico subito anche che è anche stato il più difficile da interpretare. È un passo di una grandezza unica e Isaia è un bravissimo scrittore. Passo di una grandezza unica e questo testo parla delle sofferenze che il servo di Yahweh sopporta per gli altri e di come egli si sostituisca a noi assumendo su di sé i nostri peccati. Ma il testo parla anche, per poche righe, accenna, parla anche del successo del servo di Yahweh fino ai confini della terra. Il testo è fatto di un'alternanza tra parole di un oracolo divino con alcune, chiamiamole così, voci corali di una comunità che testimonia il cammino del servo di Yahweh e confessa le proprie colpe. Il testo, come dicevo, non è neanche facile nella traduzione. La prima volta che è stato tradotto il testo, voi penso lo sappiate, è quando il testo ebraico fu tradotto dall'ebraico al greco. È stato tradotto da quel testo che per noi è il testo base, no? Che viene chiamato il testo greco dei 70. È un'opera grandiosa fatta da Alessandria d'Egitto, da questo gruppo di esperti che hanno tradotto simultaneamente, hanno tradotto, così si dice, tutto il testo ebraico. Questo testo in greco è per noi è il testo base da cui noi abbiamo attinto e tradotto le varie lingue. Ma questo naturalmente, guardate, da quando?
può far sorridere dal Concilio Vaticano II. Prima da dove veniva tradotto la nostra Bibbia, il Catechismo, dove veniva tradotto? Dalla traduzione latina. Poi è nata la necessità di riprendere i testi originali, sia quello ebraico che quello greco. E si vede subito, per esempio, che nella traduzione dei 70, per esempio, già lì viene il servo di Yahweh, viene identificato chiaramente con Israele. Quindi, secondo questo testo dei 70, chi è questo misterioso personaggio del servo di Yahweh? Per questa traduzione biblica greca, questo personaggio è il popolo di Israele stesso. Quindi, come dicono gli esegeti, è stata già data sin dal principio una interpretazione collettiva del servo di Yahweh. Quindi non è una persona, ma è un popolo, questo servo di Yahweh. Così anche questa interpretazione collettiva ha avuto spazio e consenso nel giudaismo. Quindi i rabbini, ma anche i primi cristiani, hanno visto in questa persona sia il popolo ebraico, ma per esempio hanno visto anche in controfigura, ci hanno visto per esempio altri, un re, il profeta Geremia e altri personaggi della Bibbia. Questo per dire come l'interpretazione di questo testo non è stato mai facile. I cristiani invece sin dal tempo di Gesù hanno facilmente invece intravisto in questo personaggio, il servo di Yahweh, cosa ci hanno visto? Gesù il Messia. Se noi leggiamo il Nuovo Testamento, lì è chiaro, non c'è equivoco, che i primi cristiani hanno visto, hanno riletto, quando in una lettura retrospettiva, hanno visto in questo servo di Yahweh di Isaia, ci hanno visto la figura, la storia, la vita, la morte di Gesù. Dando al testo quello che abbiamo letto, giusto per riassumerlo, ai primi versetti 1-3, Dio promette la glorificazione e la conferma del suo servo. Al versetto 5 e oltre, il gruppo di testimoni racconta il cammino di sofferenze del servo disprezzato. Qui cambia il soggetto. Chi è che parla? Qui cambia completamente. È, come ho detto prima, come una specie di coro, di coro che guarda e interpreta e annuncia, descrive questo servo. Il testo afferma che le sue sofferenze non erano altre che i nostri dolori, e l'assunzione su di sé delle conseguenze dei nostri peccati perché noi ricevessimo la pace e fossimo salvati. Nel capitolo 53, versetto 7, cambia un'altra volta il soggetto, parla un oratore, non è più un coro. In noi scompare, viene descritto un processo. Accompagnato questo processo da
persecuzioni e sentenze violente. Il servo è il dolore personificato, è l'uomo delle sofferenze che sopporta tutto docilmente come un agnello portato al macello. Però viene evidenziato che tutte queste sofferenze indicibili, che qui vengono descritte in maniera cruda, sono state imposte da Dio e corrispondono al suo progetto. Qual è la conclusione? È che il Signore prende la parola ancora una volta, il Dio prende ancora la parola e proclama il significato salvifico del servo di Yahweh. Qual è il significato salvifico secondo quest'ultima parte del canto? Il servo di Yahweh rende giusti molti uomini caricandosi dei loro peccati. Vengono ripristinati l'onore di Dio e Dio per questo lo ricompensa perché ha dato vita per i suoi, per i malfattori. Ecco, come vedete, questo, viene presentato un po' questo servo di Yahweh come vittima, no? Che si sacrifica per i nostri peccati e si offre a Dio in remissione, in sconto e in riscatto per i nostri peccati. Ora, la domanda che ci possiamo fare è: questa immagine del servo di Yahweh, che noi anche oggi, noi nei catechismi, nella teologia ancora recente, noi abbiamo identificato senza alcun dubbio, abbiamo identificato con la figura di Gesù crocifisso. Questa identificazione oggi ancora regge? È compatibile questa immagine del Cristo crocifisso? È compatibile con la figura di Gesù? Ma soprattutto, quale messaggio viene se noi manteniamo questa interpretazione? Quale messaggio viene fuori oggi sull'immagine di Dio, sull'immagine di Cristo e sull'immagine dell'uomo? Questa è la domanda che stasera noi ci dobbiamo fare. Per cui è importante che noi oggi rileggiamo, ecco ho detto, ma alla luce della figura di Gesù, del Vangelo di Gesù, e noi rileggiamo una figura diversa da Dio. Qui si parla, nel servo di Yahweh, si parla di che Dio ha castigato. Questo servo per i nostri peccati. Quindi viene messo molto in evidenza questo servo che si riassume su di sé tutto il male degli altri, si presenta e si dona fino a essere come un agnello condotto al macello per risarcire, per risarcire i danni, per risarcire
e restituire a Dio l'onore, la sua dignità. Vedete, questa figura interpretata così si fa fatica a che è compatibile questa immagine con l'immagine di Cristo, è compatibile questa immagine con la figura del Dio, per esempio, che ci viene descritto anche nel Vecchio Testamento, il Dio amore, abbiamo visto in Osea, il Dio sposo, il Dio che ama, il Dio che dice prende su di sé le pecore madri e porta e conduce, no? Cioè, questo Dio della misericordia, il Dio no? Che si assume lui, è compatibile con l'immagine che ci viene da questo servo di Yahweh interpretato come sempre è stato fatto? Questa è la domanda. Noi sappiamo, io so per esempio che molte persone sono andate in crisi di fede di fronte a questa presentazione in maniera molto, molto semplice. Che ci sia bisogno di una reinterpretazione, di una, o meglio, risignificazione di questo, di questa interpretazione e quindi di una evangelizzazione di questo testo, c'è bisogno anche perché oggi noi ci portiamo dietro questa interpretazione che è stata poi rinforzata, è stata poi riconvalidata da altre pagine del Vecchio Testamento, che a sua volta sono state interpretate e messe insieme a questo servo di Yahweh. Quali sono queste altre immagini, pagine bibliche che hanno rinforzato questa teologia vittimale, che viene chiamata la teologia sacrificale di Cristo? Sul foglio io l'ho accennato, ma credo che valga la... Per esempio, c'è il sacrificio di Isacco. Anche quello è stato interpretato sempre mettendo insieme il servo di Yahweh come è stato interpretato e questa pagina. Un altro testo che ha influito sulla teologia sacrificale, sulla teologia vittimale, sulla teologia della espiazione, è per esempio l'interpretazione data al Kapporet, che invece dice esattamente il contrario di quanto noi abbiamo interpretato. Un'altra pagina, un'altra immagine che ha rinforzato questa teologia sacrificale è quello famoso dell'esodo dello Yom Kippur. Yom Kippur era, che poi è stato tradotto anche male, anche qui, non si chiama giorno dell'espiazione, Yom Kippur, ogni giorno, ma giorno di espiazione. Anche questa immagine dello Yom Kippur e del Kapporet è stato interpretato sempre in funzione di una teologia che ha avuto posto. Se ci avrò tempo spiegherò anche queste due pagine, Yom Kippur e il Kapporet e del sacrificio di Isacco. Che ci sia bisogno di una reinterpretazione, e su questo mi sento dentro ancora una volta, sto bene, sto tranquillo, lo dice una commissione teologica internazionale voluta da Benedetto XVI, il quale, e questa commissione, dichiara, virgolette, del tutto erronea. È forte questa espressione. Dichiara del tutto erronea, chiuse virgolette,
La dottrina, qui esco, vabbè, la dottrina anselmiana era perché era stata elaborata questa teologia da Anselmo di Canterbury. Alcuni lo chiamano Anselmo di Aosta, non so se è lo stesso personaggio, se voi qualcuno è esperto in patristica me lo dice. Comunque, nell'undicesimo secolo, questo padre elabora una sua teologia che viene chiamata appunto la teologia della soddisfazione vicaria o dell'espiazione vicaria. Bene, la commissione dichiara del tutto erronea questa teologia, dottrina della riparazione dovuta al padre dal figlio sulla croce. Quindi la commissione dichiara erronea tutta l'interpretazione che noi finora abbiamo dato di questa pagina del servo di Yahweh. Questa commissione è veramente smonta tutta l'impalcatura della ideologia sacrificale. Questa teologia sacrificale che ha incrudelito per secoli il cristianesimo della misericordia. Questa commissione quindi dichiara erronea quella che viene chiamata la dottrina della riparazione. Il servo di Yahweh ha riparato, e come dice San Paolo poi, ha riparato per noi e per i nostri peccati. Se voi pensate, dice, beh, se un vabbè, no? Quante volte a noi da piccoli, ancora oggi, nelle processioni del Venerdì Santo, nella liturgia, nel catechismo, quante volte a noi ci è stato detto e noi l'abbiamo presa per buona, l'abbiamo assunto, ci sembrava una cosa bella, quando noi, dice, Cristo è morto per noi, Cristo è morto per i nostri peccati. Dice, perché? Sì, c'è scritto sulla Bibbia, sì, ma si tratta poi anche lì di capire come l'ha interpretata anche Paolo e come noi possiamo interpretarla. Sta di fatto però, se noi diamo a queste parole un'interpretazione sacrificale, vittimale, espiatoria, risarcimento danni per i nostri peccati, ecco che questa nostra modo di interpretare, appunto, la commissione la dichiara del tutto erronea. Quindi si tratta di rivedere e di metterci di fronte, no, alla luce della storia di Gesù, della teologia delle parole dei Vangeli, saper rileggere di nuovo questa figura del servo di Yahweh. Io adesso ci provo un po' a spiegare un po' queste frasi, questa affermazione della commissione. Poi dopo vediamo. Io capisco che penso che tra di voi ci sia stasera uno smottamento, ma io penso che sia necessario. Necessario per ritrovare il vero volto di Dio, il vero volto di Gesù. È il vero volto dell'uomo. Gesù, teologia dell'espiazione e sacrificare. Gesù, morendo sulla croce, ha pagato i nostri debiti. Io cerco di dirlo in maniera più semplice.
si è fatto carico del castigo che noi meritavamo e così ha ottenuto per noi la salvezza. Proprio per questo sviluppo della tradizione, per questo sviluppo della tradizione cristiana, i principali titoli attribuiti a Gesù sono diventati, quali sono i titoli che noi abbiamo dato a Gesù in base a queste interpretazioni? Salvatore, Redentore, Liberatore, no? Questi sono i titoli. Si è poi insegnato che con il sacrificio della vita di Gesù, noi esseri umani siamo stati ristabiliti nella nostra perfezione originaria. E la vita eterna rappresenta il culmine della restaurazione nuovamente ottenuta. Questo quadro teologico è diventato così forte che nella teologia cristiana si è impadronito di ogni aspetto del messaggio cristiano. Ne volete un segno? L'incarnazione di Gesù, in questa prospettiva, è stata vista come necessaria. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che ciò che ha attirato Dio in mezzo a noi non è stato un progetto d'amore, ma è stata la necessità di tappare i buchi. Quindi, cos'è che ha suggerito a Dio di farsi terra, di farsi uno di noi? Non l'amore, ma il peccato. Chi tiene su in croce, chi lo tiene inchiodato sulla croce, non è un amore fedele di Dio all'uomo, ma è il peccato. Quindi vedete come è stravolto la figura, il senso di Dio. Viene stravolto anche l'incarnazione, perché a questo punto l'incarnazione di Gesù non fa parte di un progetto d'amore di Dio verso l'umanità, ma diventa quindi l'amore gratuito. Il contrario di gratuito è necessario. Bene? In parole molto banali, Dio aveva sin dal principio un progetto d'amore per l'umanità. Poi è successo che l'uomo ha rovinato questo progetto, è scattato necessariamente il piano B. E qual è il piano B? Ecco. È l'incarnazione di Cristo, di Gesù. Necessitato. Questo venire di Cristo necessitato da un peccato, dai danni, dai mali da riparare. Non necessitato da un amore totale, fedele all'uomo, che lo ha portato fino alla morte di croce. Ma la morte di croce, attenti, non è un destino voluto dal Padre, cioè Dio
si è placato e si placa soltanto attraverso il sangue di Cristo. Questa è tremenda, questa visione. Questa visione di un Dio che si sente risarcito nella sua dignità e nel suo onore soltanto se qualcuno paga e paga caro a nome di tutti. Questa visione viene fuori di un Dio deforme, molto di Dio Padre, tremendo. Non vi sembra? Che è la contraddizione del volto del Padre che Gesù ci ha rivelato. Non è compatibile l'interpretazione data e invece la presentazione del Padre secondo Gesù. Per farvi capire questo, anche lo anticipo, guardate le due immagini che ho messo lì sulla, per dire come la teologia sacrificale della riparazione, no? Ha influito non solo la liturgia, ma ha influito tutta l'arte che noi abbiamo. Guardate questi due quadri famosi, importanti, almeno il secondo. Ora, non so, voi guardatelo, no? Lì qui c'è, in questi due, c'è una visione teologica completamente opposta. C'è qualcuno che lo sa dire? Basta che osservate i due quadri. Qui abbiamo due teologie diverse, due modi di interpretare la croce di Cristo, la sua morte. Su una è da solo, come fosse abbandonato dal Padre. Sulla seconda c'è il Padre dietro che lo come se fosse crocifisso. Lo consegna. C'è questo. C'è un altro, io non l'ho cercato, ma era un'altra pittura su un muro bellissima, sapete com'era? E poi era antica. C'era il cerchio, come tipo arcobaleno, no? Ma era a forma di cerchio, che il cerchio, voi sapete, è l'immagine dell'eternità, dell'infinito, no? C'era una cosa meravigliosa. C'era il Padre che usciva fuori dal cerchio, tutto esposto e tutto, no? E sostiene o consegna il Cristo crocifisso. È un'immagine bellissima questa, che è completamente, stravolge completamente la teologia vittimistica sacrificale. Guardate la prima immagine. Cioè, se voi pensate, per esempio, crocifisso di San Francesco. Ce l'avete presente? La croce prima di tutto è tutta decorata, bella, rifinita, ma soprattutto c'è la figura del Cristo sulla croce, sta così, pulito, bello, non c'è una chiazza di sangue, gli occhi aperti, c'ha il panno, no, che lo copre, che era le mutande dei sacerdoti del Tempio, quindi c'è anche, era di lino di seta, era una cosa preziosissima. Ma guardate, è tutto, c'è un volto sereno, volto di un, no? E occhi aperti, e sì, guardate, col passare del tempo, fino al 1800, i nostri crocifissi sono tutti contorti. Il corpo di Gesù è tutto stato contorto, pieno di dolori, cioè viene messo in evidenza il dolore, la sofferenza, no? E più ce n'è, e meglio è, quasi, no? E fino a creare, chi noi che l'abbiamo visto, fino a creare dentro di noi
e dire poveretto, è morto per noi, no, Signore, con duri funi, chi ti ha, sono stato i nostri peccati, Gesù mio, perdonami, quante, no, i canti che si fa la processione, quante, vedete, e abbiamo imbrattato il corpo di Cristo, più sangue c'era e meglio, guardate la bocca. E come dice Isaia, il testo di Isaia, non c'è niente per cui vale la pena di essere guardato. Fa quasi, no? Ci fa quasi ribrezzo guardarlo. Non ha bellezza alcuna. Mentre invece noi diciamo che la bellezza è proprio Gesù crocifisso, la bellezza. E quindi vedete anche tutti quei schizzi, tutto quello, no? Proprio per mettere in evidenza che è come a dire non è l'amore che salva, è la sua sofferenza, è il suo dolore. E su questa linea ci sta proprio la passione di Mel Gibson. Se voi ci pensate quel film, io mi ricordo che la gente usciva dal cinema e anche quelli che non credeva manco le solette delle scarpe, piangeva tutti, no? Tutti commossi, stravolti da quella scena tremenda della flagellazione, no? E c'è questa, la finale, questo gesto di Maria che dopo che è stato portato via va lì con un panno bianco a raccogliere un sangue enorme giù per il pavimento, non so se ce l'avete presente questa immagine, no? Vedete lì, è Gibson fa parte di un movimento cattolico, no? Che lo ha ispirato e in fondo è su questa linea della teologia vittimistica e sacrificale. Quindi deve essere calzato in maniera forte la sofferenza, il dolore di Cristo. L'altro quadro, guardate, c'è una composizione del corpo di Gesù. Ma quello che lo differenzia da quell'altro che è presso il Duomo di Modena, ed è del XIII secolo, c'è quest'altro di Masaccio, che sta a Santa Maria Novella, Firenze, dove, guardate com'è composto, Masaccio è un biblista, un teologo, ma proprio bravo, che ha capito tutto. E guardate, come diceva lui, prima di tutto non è abbandonato, non è solo. Ma c'è, il pittore ci mette Dio Padre, ci mette lo Spirito di Dio, la colomba, e è crocifisso. Ma c'è anche un altro aspetto in cui si vede come il Padre è il Padre che consegna, sorregge il Figlio. Quindi viene visto, la croce di Cristo viene vista in posizione completamente rovesciata. Cioè, la croce di Cristo non è l'uomo che si assume su di sé tutti i mali del mondo e si offre a Dio per placare la sua ira, per essere noi perdonati. Ma è esattamente il contrario. La croce è visto dalla parte di Dio. E quindi cos'è la croce? Cos'è il crocifisso? È la manifestazione della gloria di Dio. E per manifestazione della gloria di Dio, cosa c'è? C'è proprio la gloria. Gloria vuol dire kabod, in ebraico vuol dire consistenza, essenza. E qual è l'essenza di Dio? È l'amore. Quindi la croce di Cristo non è il pagamento, il risarcimento danni fatto da uno a nome di tutti noi, ma la croce di Cristo è la manifestazione di un Dio che ama talmente l'uomo da dare suo figlio. E il figlio
che ama fino in fondo, fino alla morte di croce. Il non essere calato giù, sceso dalla croce da parte di Gesù, sta a testimoniare l'amore fedele di Dio verso l'uomo. Quindi la croce è la manifestazione totale dell'amore di Dio verso l'uomo. Noi siamo salvati non dalla sofferenza in quanto tale, non dal dolore di qualcuno, ma noi siamo salvati dall'amore di Dio che si manifesta in Cristo Gesù, il crocifisso. Questo esito forte, duro della croce, attenti anche qui, vediate, non abbiamo mai, abbiamo detto, Cristo è morto per noi, attenti, Cristo non è morto, Cristo è stato ucciso. Però lui ha detto, io la dono, nessuno la prende. Appunto, nel senso che chi manifesta la sua, la gratuità dell'amore di Dio. Va bene? È stato ucciso e l'uccisione ha dato alla manifestazione d'amore di Dio, ha dato un carattere cruento, forte, duro. Ma la croce allora diventa manifesta anche la resistenza dell'uomo di fronte a questo segno d'amore da parte di Dio. Vedete, cambia completamente, in questa prospettiva, cambia completamente la lettura del servo di Yahweh, ma cambia anche completamente la lettura dell'evento Cristo, della sua croce, della sua morte. Cambia completamente. L'amore di Dio in Cristo si può veramente dire, è un amore crocifisso. Ma per crocifisso si intende un amore provato nella sua fedeltà fino alla morte. Vedete, noi dovremmo, alla luce di quanto Gesù ci dice, dovremmo completamente cambiare il nostro atteggiamento e vedere anche i nostri crocifissi che abbiamo nelle nostre case, no? Dobbiamo vederlo in una maniera diversa. Non devo passare davanti a una croce, guardarlo e dire, poretto, come siamo fatti male, è morto per noi. Ci crede? Che cosa ne viene fuori? Viene fuori una comunità colpita, malata di sensi di colpa, che non ha capito niente della storia di Gesù. Noi il catechismo che abbiamo avuto su Gesù ci ha creato non lo spirito di conversione. E conversione vuol dire non che io me lo la fa. Conversione è un dono di Dio, la conversione. Vuol dire lasciarsi amare da Dio, accogliere la propria vita, questa bella che Dio mi ama. Perché se io non parto, se io non so questo nella conversione, io non mi converto, me do da fa per darmi una drizzata moralmente, ma non è questa conversione. Quindi vedete come, ecco, e ci ha indovinato tutto, noi l'abbiamo messa da parte, da questa prospettiva, l'interpretazione data da Giovanni, capitolo 3, quando Gesù parla con Nicodemo di notte e dice, e dà la giusta interpretazione dell'evento Cristo e quindi della sua morte e resurrezione. Quando viene detto lì, Dio ha tanto amato. Sentite il verbo
Dio ha tanto amato. È stato costretto? Se diciamo costretto dall'amore, sì. Costretto dall'amore, sì. E poi dice, in un altro testo, Gesù dice, io sono venuto perché voi abbiate la vita. Non sono venuto per risarcire i danni. Io sono venuto perché voi abbiate la vita e la vostra gioia sia piena. Nel canone 2 della Messa, che è il più antico e probabilmente anche il meglio, dice Gesù, avendo amati i suoi, li amò sino alla fine. E persino alla fine vuol dire sino al dono totale di sé. E una sera, mentre cenava con gli apostoli, prese il pane, lo benedisse, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli dicendo, questo è il mio corpo. Attenti gli aggettivi, gli altri dicono, non l'abbiamo persi. Questo è il mio corpo offerto. Questo è il mio sangue versato per voi. C'è la gratuità qui del gesto dell'amore di Cristo. Offerto per voi. Offerto per voi. Nessuno reagisce. È così scritto nel testo che noi diciamo sempre? È mancato. C'è il sacrificio. C'è il sacrificio. C'è il sacrificio. Domanda. Nel testo originale greco c'è la parola il sacrificio? No. Quindi vedete? Si vede lì la manina? No? Di una teologia regnante per secoli che ha voluto, non per cattiveria, per carità, ma ha voluto interpretare anche il gesto di Gesù in termini sacrificali, non in termini invece di amore che si consegna. Io, le parole io vi consegno me stesso. In queste parole, sangue, corpo e sangue, io mi consegno. Giovanni, brillante, usa molto spesso la parola consegnare, cioè la vita, la morte di Cristo, visto come consegna, non come mi tocca a morire, ma come consegna di un amore del Padre che si consegna, consegna l'amore nella persona di Cristo. E lo consegnarono ai soldati. Soggetto? Da chi è consegnato Gesù agli ordini degli ulivi? Ma anche il soggetto. E volutamente Giovanni mette al passivo questo verbo per dire chi è che consegna, lo consegnarono, ma anche il soggetto. Chi è che lo consegna? Viene consegnato dal Padre. Per amore. Sulla morte emise un forte grido e, negli altri abbiamo tradotto in maniera balorda, e spirò. E grazie. Ma Giovanni non usa il verbo morì, spirò. Usa un verbo bellissimo, consegnò il suo spirito. Ma è bellissimo. La morte vista come espressione di una consegna, di un amore, lo spirito, l'amore di Dio, Padre. Questo è il senso che ci viene fuori dalla figura di Gesù. Vedete quando io dicevo bisogna evangelizzare questi testi biblici?
scusi, posso dire una cosa? Prego. Quando uno muore, no? In effetti non fa altro che consegnare il proprio spirito al padre. In questo senso, se la se interpreta in questo, è una riconsegna. Da parte nostra. Ma questo è possibile quando io sento che la mia vita è dono. Allora la morte diventa consegna. Basta, mi fai pausa.